fare. Nemmeno per un secondo nella tua mente è passata l'idea che io potessi essere uno di loro, uno di quelli che adesso impugnava un ferro e te lo puntava alla fronte. Sentivo sulle guance le lacrime scendere, le stesse lacrime che avrei voluto dividere con lui sull'altare e magari in ospedale, alla nascita di quel bambino che volevamo chiamare Nicola. Mi rigavano le guance, erano bollenti. Pensavo fosse sangue, invece erano solo lacrime. L'ultima immagine che ho nello sguardo è il ghigno di quell'uomo che mi stava uccidendo. Il suo braccio teso, l'occhio attento alla mira, i piedi puntati per terra. Ho chiuso gli occhi. Sentivo gli altri che incitavano l'amico a sparare, a fare presto, e con la mano stretto il ciondolo a forma di stella, un suo regalo per il mio compleanno. Lo stringevo fortissimo, fino a farmi entrare le punte nella carne. Sanguinavo e piangevo, fin quando un mio grido fece scattare il grilletto. Dritto in fronte, un cerchio perfetto. Solo 3 o 4 gocce di sangue hanno sporcato tutto il pietrificato. Ti accasciasti lentamente, scivolando contro il nulla. Ti presero come un sacchetto di immondizia e uno di loro disse: metti questa puttana nella macchina e brucia. Così fece il più piccolo dei 3, che non poteva avere più di 18 anni. Ti raccolse e ti lanciò con la schiena dritta dritta contro il cambio, piegata come una dolce Madonna morente. Chiuso lo sportello e svuotò 3 tariche di benzina sull'auto. Bastò un cerino per far sì che le fiamme ti avvolgessero, per far sì che tu morissi 2 volte in un fiore di fuoco nero. Mentre si allontanava quel ragazzo tra le fiamme, riconosceva ancora i tuoi occhi. Pochi minuti e il tuo corpo diventò cenere. Cenere tra la cenere. Avevi 22 anni ed eri Gelsomina, la 114ª vittima di Camorra dall'inizio dell'anno.